Signore e signori, buonasera. Il presidente Giuseppe Talarda, a nome di tutti i membri dei sodalizi siciliani che compongono l'ASSA, Associazione Regionale Siciliana in America, vi dà il benvenuto e vi ringrazia per essere intervenuti. Fanno parte dell'ASSA, Associazione Regionale Siciliana in America, le seguenti società: Ambrosiani Club, Banda Musicale Siciliana, Beato Giovanni Riccio, Italian Radio Theater, Maria Santissima Lauretana, San Biagio Platani, San Giovanni Bosco, San Giuseppe di Casteldaccia, San Leoluca di Corleone, Santa Caterina di Villa Hermosa, Santa Fara di Cinisi, United Italian American Club. ASSA, Associazione Regionale Siciliana in America, presenta il gruppo artistico italiano con Gino e Maria Nuccio nella commedia Gatta Cicova, tre atti di Rosso Giusti. Personaggi ed interpreti: padrone Isidoro Gino Nuccio, donna Antonia Maria Nuccio, l'avvocato Melchiorre Lima, Vanna Rosalia Laimo, Mena Giuseppina Spatola, Giovanni Franco Abbinanti, Pispisa Gino Alaimo, Iole Antonietta Cosentino, Masuccio Agostino Spatola, Rosina Vita Barbera, il pretore Gio Pallarale, il cancelliere Toni Calzatini. Direzione artistica Gino Nuccio, rammentatrice Cinzia Pallarale, direttore di palcoscenico Giuseppe Alaimo. Organizzazione ARSA, Associazione Regionale Siciliana in America, capo comitato Stir Butera. L'azione della commedia ha luogo in una frazione agricola di un paese in provincia di Palermo, epoca anni 50. Come vi stavo dicendo, si vuole mettere a cavallo perché mi vuole bene assai. E allora mi vuole imitare, e vedendo che io mi metto a cavallo, lei si vuole mettere a cavallo. È mai possibile? Forse lei, con gli occhi della coda, vede a me e vuole imitarmi, ecco. Ma come ci ha detto prima, mi chiamava a me e la venivo io a aiutarci. Volta così mi toccava di caricare un collo pure a voi. Ma va bene, avessimo andato a Vanna. Anna in pena e non voglio che la fate lavorare. Così si piglia il latte, è molto fresco fresco. Dicetemi una cosa, Anna dov'era? Pianto stamattina? Mi disse che non deve piangere più. Ma ci avete dato qualche schiaffo?
Io non l'ho toccata. Ieri ce lo dasci uno schiaffo. E che ce lo disse lei? No, l'ho visto io gli amici. Ma se fossi era da quell'altra parte? Ho sentito il rumore, lo scruscio, l'ho sentito. È tosta e mi fa assediare, mi fa innervosire. È tosta e sentiamo perché è tosta, che fa, non vuole obbedire. Mi disse che non si vuole più sposare. Per sempre? Per sempre, sì. E lei a chi ha? A me sola. E se muoio io, con chi resta? Questa è la mia preoccupazione. E a me la potete morire tranquilla. Ci penso io a Vanna. A Vanna la voglio bene come una sorella, vuol dire che la accudisco io. Non mi preoccupare. Oh, cara Vanna. Vanna, dimmi una cosa. Cosa vuoi? Vero che non ti vuoi più sposare? Marge, nuova, sono 27. Risponda al padrone, maleducata. Giusto, avete ragione. È maleducata perché non ci avete saputo insegnare l'educazione. Ma che fa piangere, figlia mia? Tu lo so, hai voglia di piangere sempre, si capisce. Ma la ragazza, quando si perde una persona cara, si piange, mia mena, ha ragione. Però non così alle piede, almeno mettiti seduta e piangi comodamente. È giusto. Io ti considero, e capisco io non ho fatto mai l'amore io, però so che è brutto quando si perde una persona che si vuole bene. Ricordo quando è morto la buonanima di mio padre, ho pianto c'è giorni e c'è notte senza stancarmi mai, di consecutivo. Ogni tanto mi fermavo, mi succavo le uova e poi le pigliavo. Mia sorella invece, mia mena, quella era tutta occupata a raccogliere biancheria, vestiti, oro, tutto quello che trovava, e non piangeva. E io ce lo dissi, ma come, non trovare molto fresco fresco, che se si chiama ancora risponde e tu non piangi. Sapete chi mi rispose, donna mia? Mi disse, se faccio una cosa non le posso fare un'altra. Ce l'ho detto però io, appena muori tu, io mi vado a ubriacare. Ma Vassia per forza la dovrà piangere. E perché? Perché se ci ha fatto la tua donazione. Ma io la tua donazione non ce l'ho fatta, io, mia mena, l'ha voluto lei. Mi disse, Isidoro, ti piace che finché tu sei vivo sei padrone di tutto e poi alla tua morte divento padrona io? Io mi sono fatto un conto che lei è più grande di me e deve morire prima, perciò ti ho detto, va bene. Ma senza mai ci facesse qualche tranello? Ma quale tranello? Ma culo me ne fa anello? Che dice, mia mena? Presto, presto, sto. Fatemi vestire, che stanno arrivando con mio figlio e con mio genio. Vai subito a vestire. Fatemi levare questo lurido vestito. Se mi levo questo, rimango nudo, non c'ho niente da fare. Ti ho detto, vatti a cambiare, matti. Stanno arrivando. Ti sto ripetendo che se mi levo questo, rimango nudo. Vai di là, vai, e guardali, guarda che stanno arrivando. L'ho visto! Sa che poi non ti cambi idea. Vai, vai. Sempre così, ma voi niente sapete fare. A farlo cambiare, a fargli comprare un vestito come di giusto. Ma ce l'ha un vestito. Devo essere sempre io a comprare i vestiti. Sempre vestito come un pazzetto. Chissà che cosa ci fate, solo a pigliare soldi, soldi, soldi. Allora Vanna, tu che sai, tu vieni con mia e mi aiuta a cercare.
era nero, gna Vanna, non bianco. Sbrigati che ti possa rompere il collo. Grazie, c'è tanto. Intende dire? Io invece non capisco perché mio fratello si portò a Vanna e non a voi. Perché Vanna l'ha sempre servito da bambina come un fratello. Ora però non è più una bambina. Ma che importa? Sempre come un fratello lo serve. Ho sentito che fidanzata. Che cosa ci aspettate a sposarla? Già le provocazioni sono state fatte. Oh. Ma purtroppo, 20 giorni fa, quel povero genero di mio figlio si è buttato invece da un automobile ed è morto. Mi dispiace. Cercate di procurarle un altro marito presto presto, Perché voi lo sapete, Isidoro non ha i sentimenti a posto, quindi non può stare accanto a Vanna. Io sto mettendo le mani avanti. Ma così, così, mi sta buttando il disonore di una figlia, di mia figlia. Sì, ho capito, ve lo sto disonorando. Io vi sto dicendo tutto chiaro e tondo, perché non voglio complicazioni. Ma ci sta mettendo pure una maschera di fango su suo fratello in questo modo. L'abitudine io di parlare bella spartana, ci siamo capiti? E con mio fratello devo stare con gli occhi di sopra. Per esempio, ho saputo che Isidoro ha donato una casa alla vedova di Massaro Giuseppe. Ora dico io, questa donna che cosa viene a mio fratello? Sorella, madre, zia, che schifo viene! Sì, è vero, ci ha comprato casa e orto e ci costa 5 milioni. Ah! Però dopo 40 anni che il marito lavora per questa fattoria, la moglie, poverina, che doveva morire di fame. Certo. Don Isidoro è troppo buono e non solo che ci comprò la casa, ma ci mando 2 tumine di farina fino a casa ogni mese. E chissà quanti ce n'ha di queste opere beneficiarie fino a casa mio fratello. Finora solo questo, però tutti i poveri che vengono qua non se ne vanno mai a mano vuota. Certo. Va bene, però da ora in poi basta. Ci sono le stalle con cavalli, vacche, maiali. Là c'è la camera della gnamina e mio fratello dorme di sopra. Un'azienda agricola veramente importante. Le capperi, figlio mio, però c'è la mangiatoia che tu non hai la più pallida idea. Mio fratello, sfortunatamente a 7 anni, è caduto da un albero e portò una contusione cerebrale. Non morì per vero miracolo, però purtroppo è rimasto debole di mente. E intanto ha la mano troppo larga con gli estranei. Davvero, ma? Sì, sì. E io mi sono decisa a togliere il maneggio di sopra. Ma significa intenderlo, mamma? Questo è grave, molto grave. Molto grave. Io ci devo stare con gli occhi di sopra, sai? Io faccio intervenire la legge. Tuttavia, pare che sia molto diligente nel coltivare le terre. Non so. Sai, mamma, i contadini mi hanno parlato di lui con molto entusiasmo. E certo, lui dà soldi a tutti. Mi fa ingabbogliare, mi scusi, permette,
Sono il fidanzato di Ole. Il fidanzato, piacere. Ancora non ha già... Ecco, mi faccia stringere la mano. Piacere tutto mio. Iole mi ha parlato molto di lei, sa, e di questo suo romitaggio. Oh, veramente un romitaggio qua. Vede, tutta questa masseria è il mio convento preferito. Ma perché non viene mai in città? Ci venivo prima ogni tanto, ma ora non ci ricaglio più perché il traffico si è fatto più forte. Ha paura? Ci sono macchine, motociclette, automobili, lambrette, camioni, ci sono tutte queste cose, c'è pericolo di morire scacciato. E allora io me ne sto qua, che sto tranquillo, qua si sta bene, si respira bene, la notte, la mattina, il giorno, sempre. Che è tanto bello, ci assicuro che è straordinario. Qua la mattina io mi alzo prima dell'alba. Davvero? E serve tanto 5 minuti, i canne fanno mattare. Sgracchiano cantando e mi disturbano. Sgracchiano cantando e mi disturbano. E allora sa che faccio? Mi vesto e vado subito nella stalla, senza manco lavarmi la faccia, e ci vado a fare una carezza a tutti gli animali, che c'ho una scecca. Scecca è, Antonia, scecca è, figlia. Sta aspettando, quando partorisce, se nasce mascolo sarà asino, ma essa è scecca. Ti assicuro che ci manca la parola. È proprio intelligente, e poi mi vuole un bene dell'anno. Appena mi vede, raga, e sul raggio è un saluto. E poi c'è una capra, ma te l'ho fatto conoscerla. Una capra intelligente, furba, spina, quella se diventa le facce di mangiare a tutti gli altri animali. Somiglia a mia sorella. Sono felice. Sto scherzando, così. Non ti preoccupare. Ci assicuro che è veramente poetico. Perché quindi non me ne sta. Niente, sorella mia, io non so come la pensi tu, ma per me questa è poesia. Deve sapere, caro signore, che sotto i miei comandi ci sono 100 uomini armati di zappa. 100. Poi ci sono 20 vacche, 14 capri, 400 galline, insomma 500 animali tra cornuti e pernuti, anzi 501 quando c'è mia sorella. Scherzi, no, che dice, ci facciamo preparare una bella fascella di ricotta. Ma quale fascella di ricotta? Qui ci vuole qualcosa di più intonato alla vista di piacere. Ha ragione la mamma. Anzitutto ci vorrebbe, sa, un bel piatto di tagliatelle fatti in casa, poi due bei polli ben pasciuti, sa, fatti al forno con il contorno di patatine, sa, lei lo sa, e due bei fiaschi di vino generoso. Oh, ma guarda un po', e lei l'ha portato i galletti? Io? Ma sarebbe come farle un'offesa con le sue 400 galline. Ah, ma perché, scusa, se vuole comprare il mio pollame, qualcuno, scusa. Guarda, amico, le galline non si ammassano. E poi poverette, povera animale, che male hanno fatto? Sono innocenti, semmai il giorno che mi dovesse decidere ammazzare una gallina, ne ammazzerei una vecchia. Dico bene, Antone? Ancora, eh? Avanti, piuttosto invece di scherzare, cerca di far preparare qualcosa di... Facciamo preparare, hai ragione, una bella scacciata infornata, va bene? Niente, zio, noi vogliamo soltanto respirare un po' di aria pura sotto questi anni. Ma poi servire. Mamma, mi permetti, sì. Prego, prego, prego. Mi raccomando. Ora si sta siano d'aria questi qua. Sta... Meglio così, risparmiamo la mente. Ti piace il mio genere? E che me lo devo sposare io? Tu chi è? Ti assicuro che... Tenero. Davvero, che è un capretto? Non scherzare. Ti voglio dire che è veramente un bravo ragazzo. Vedo, un bell'uomo, grazioso, proprio si presenta bene, va. Tanto, mio marito fu tanto, ma tanto cretino. Che si sposò a te? Ti dico che mio marito fu scimunito. Lo so che fu anche scimunito tuo marito, lo so. Lo sai perché? Perché gli ha promesso in dote 200 milioni. E noi ne abbiamo soltanto 50. Demoni. Milioni! Ora, ragionando, ci posso dare soltanto 50 milioni di dote a mio figlio? Che va sposa un altro magistrato di pretura? Ma si capisce, quel galantuomo che ne deve fare tutte queste lemone, ma
dappertutto. Invece se siete nella cocchiaccia ce le deve ritornare con tanto di interesse. Mettere il regalo e basta. No, non può essere. E se non può essere, risparmiamo allora, e basta. Come no, non può essere. Tu mi dai soltanto 10. 10, vero? Me lo deve vedere il libretto. Quale libretto? Quello della messa? No, quello della banca. Ah, quello della banca. Quanto ce n'hai? Che cosa le prete? No, milioni! Oh, no, milioni, ce n'ho, aspetta, fammi pensare. Ce n'ho 20 milioni. 20, poco, sono. Anzi, prendilo il libretto, fammelo vedere. Dove l'hai nascosto? Ma che non ci pensi più? Aspetta, mi sto ricordando che non ci penso. Vedete, Madre Santissima, ma che, te l'hanno rubato forse? Qua non ruba niente nessuno, non ti preoccupare, qua dottoresse sono i miei dipendenti. Tu, vostro fratello affezionato, il libretto della banca, lo faresti tenere a me, e quando avresti bisogno di soldi? Tu te le prenderesti per te, e basta, no? Allora preferisci. Senti, il fatto non confinfora, magari, aspetta, non corre. E siamo rimasti noi che campo io. Il padrone di tutto sono io, della terra, del prezzo, di tutte le cose. Quando vuoi, poi quello che resta te lo prendo. Va bene? Ottimo. E tu preferisci guardare i soldi dagli estranei e non da me, che sono tua sorella. A me i soldi non me ne mangia nessuno. Io faccio solo un pochino di beneficenza. Ottimo. Me lo lascio detto la buona anima di mia madre. Se il prezzo lo tieni tu ne fai beneficenza, no? E allora è meglio che lo tengo io. Non me lo vuoi dare? Va bene. Con la gente restata come te, ci pensa la legge. Ed è peggio, sai, signore. E sentiamo la legge che mi può fare. La legge ti fa rendere conto dei soldi che hai. E tu falla venire la legge, che ci parlo io. Ci dico, signora legge, voi non volete che io faccio bene al prossimo? E se il prossimo di me che c'è, sentiamo. Anche il Vangelo mi dice, ama il prossimo come te stesso. E siccome io non ti amo, e poi il prossimo, Antonio, il prossimo non sei tu. Il prossimo, no! Il prossimo sai chi sono? Sono i bambini senza padre e senza madre. Sono i vecchi che non hanno nessuno, questo è il prossimo, io ce lo dico alla legge, se la legge mi dà torto, ci dico, signora legge, siete più fetusa e più schifosa di mia sorella Antonia. Vedete come manda sul stesso sangue. Avanti Antonia, qua siamo venuti solo, l'acqua da sangue, mia madre era una signora, tua madre era una cameriera. Fattorezza, sai pensare, che faceva tutti i servizi. E chi importa? Il padre si porti lo stesso cognome mio. Ma non lo capisci che ormai sei rimasto solo, senza padre, senza madre. A chi c'hai? Solo a me c'hai, la tua sorellina dorata. No, non mi muccio neanche. Se almeno sapessi che mi avrei conservato sul nostro sicuro. Benissimo, è conservato. E dove? Nel cassetto del comodino? No, nella cassa. Oh, nella cassa? Quale? Oh, là! Mi fa male la testa! Mi fa male la testa! Mi sta girando la testa! Anna, dove sei? Mi fa male la testa! Mi fa male la testa! Dove? È qua la cabeza! Ah, è sul cammello, sì! Mi fa male la testa! Vado a pigliare la boccata d'acqua! Speriamo che fosse l'ultima. Che ci succede con mia sorella? Ma che si mette a collera? No, mi sono divertito con mia sorella, mi sono divertito. Mi è scappato involontariamente di dire che l'ebretto è conservato nella cassa. E quella ora me lo va a rubare. Quella andrà dalla parte di dietro, te lo dico io, dalla finestra chiama. È meglio che ci vada a cambiare posto, è meglio. Non ti preoccupare, va, non ti preoccupare, ci penso io. Oh. Ti prego, Masuccio, adesso basta con le carezze e i baci. Avremo tempo.
questa atmosfera romantica così bella, quando si è accanto alla persona amata, vedi, non fa capire più niente. Ma ora siamo dentro la fortezza dello zio Isidoro e non dobbiamo abbandonarci al romanticismo. Del resto, fra non molto, saremo sposi e tutto sarà lecito. Non vedo l'ora. Anche perché, mia cara, non essendo più noi ragazzini, vorrei al più presto sposarmi e mettere su famiglia con tanti bambini, sai? Tanti bambini? Tantissimi. Questo è da vedere. Non ci trascorre la mia vita fra bambini e girossi. Pensa che io ho una carriera a cui non voglio rinunziare. Vedrai, vedrai che cambierai idea, mia cara, perché i bambini sono la gioia della casa. Vedi, io non riesco a capire come tante ragazze madri, per vergogna o per egoismo, sono capaci di distruggere la creatura che tengono in grembo o addirittura abbandonarla dopo nata. Non sarà il mio caso. Speriamo. Perché io avrò un marito e non avrò niente da vergognarmi. Vedrai che sarò anche un ottimo padre. Lo vedo, lo sento. Credo di avere la vocazione del patriarca. Sogno di essere attorniato, mia cara, da numerose prove. E ancora parli di prove? E perché no, scusa? Questo è da decidere. Te l'ho detto e te lo ripeto. Mamma, mamma! Voglio vedere se lo trovo nel petto ora. Ho nascosto una parte che non si può trovare più, manco io lo posso trovare. Va. E che fai, piangi di nuovo tu, figlia mia? Ma tu sempre piangi. Ma che fai? Anche quando ci sono forestieri piangi. Devi riposarti ogni tanto. Ma ti pare che il mondo è finito, Vanna, che uomini non ce ne sono più? Te lo propongo io, bello fidanzato, non ti preoccupare, un giovane forte, robusto, lavoratore, ci penso io, va. Ma tua madre si è sposato due volte e tu nemmeno devi sposare una. Ti vuoi confessare con me? E parla, parla. Chi? La buonana? E tu pure l'hai baciata? Allora eravate d'accordo nel baciare. Quanti anni ha? Quattro, gli amena! Quattro i sacchi, lascia stare i sacchi, io voglio sapere tu quanti anni ha, la tua età. Chi se lo ricorda? Io quando sono nato ero in campagna con mia madre. Possibile che non te lo ricordi, Pispisa, pensaci bene. Oh, mi ricordo, mio nonno mi disse che ero nato a tempo di fico. Chissà come si fa sto punto. Pispisa, ti devi ricordare, avanti, sforzati, possibile, fai il conto bene. Quanto?
Io ho 6 cinchine. 6 cinchine, 6, 4, 10, 14, 14, 14, fanno 30 anni. 30 anni sono troppo, perché io mi ricordo tu sei più giovane, avanti. Non è giusto, va, fai il conto bene. Basta. Una cinchina e mezza, 70 e mezzo, cioè, ma è possibile? Non può essere niente, ma è possibile che non ricordo. Però il soldato l'ho fatto. Ah, hai fatto il soldato, sì. Bravo, e dove? In cucina con le patate. Oh, benissimo. L'hanno messo in cucina con le patate. Le patate, tu ci trovi, avete fatto una bella sala. E me una cosa, Pisa. Perché non ti sposi? E perché piangi? Che c'è di piangere? Perché non siamo venuti di sposo, ti sposo, e poi mi caccia via! No, non ti caccia! E i sacchi ce lo danno a me! Lascia stare i sacchi! Oh, lascia! Lascia stare i sacchi a me! Vieni qua, non ti caccia! Oh! Voglio che ti sposi! Ma davvero così? Davvero! E non facciamo che se ne pensi? Non ti preoccupare, e poi vedi, io ho bisogno di una coppia di sposini affezionati che stiano qua nella fattoria, nella masseria con me, hai capito? Per stare in giro qua con me, fidati, mi capisci? E non parliamo più di sacchi? No, assolutamente, va bene. Padrone Sidoro, io ci prometto, guarda, se mi faccio un denaro, morirono qua. Vero, e io ci prometto che io, mia moglie, e tutti i miei figli lasceremo le ossa tutte qua. Benissimo, allora ci mettiamo un cartello qua, ossario perenne. Va bene. Di nuovo piangi, ma chi hai, figlio mio? Ma oggi chi è la giornata del piagnisteo, tutti che piangono su. Ma che c'è? Io non voglio confessare con voi. Un altro giorno di confessione. Avanti, confessate pure. Padrone Sidoro, io sono scappato, fuggito, fuiuto, con una bella picciotta che ne abbiamo! Mascarato, mi sbagli, esci subito, vattene, grandissimo mascarato! Cosa da pazzi, pispisa che pare scemolito, ha trovato moglie! Mi dispiace, vanno, posto occupato! Non ti preoccupare, manna, vattene dentro con tua madre, che ci penso io, te lo procuro io, sta tranquilla. Non ci posso pensare, pensa che manco si ricorda quanti anni ha trovato già la cosa. Ma cosa? Giovanni. Sono Maria Sidi, che l'animale sono tutti governati e sono tutti al posto. Bravo Giovanni, tutto sistemato, va bene. Bravo Giovanni, va bene. Giovanni, tu lo sai quanti anni ha? Certo che lo so. Ah. Alla fine del prossimo mese finisco 25 e attacco di 26. Tutto è difficile per età. Insomma, fai 26 anni. Non ho detto così. Ah, così è. Giovanni, sì. Che fate? Lo bevo un bicchiere di vino. Se così me lo offre, perché? Va bene. Giovanni, uno per te, uno per me. Bene, Giovanni, salute. Salute, padrone. Bravo Giovanni, salute. E dimmi un'altra cosa, Giovanni. È inutile che dimmelo, questo lo so. Tu non sei sposato. No. No, sei scapolo. E allora, Giovanni, dato che sei scapolo. Giovanni, dimmi una cosa, Vanna ti piace? Certo che mi piace. Ti piace Vanna? Vieni Giovanni! Salute! Salute! Giovanni, ti sono caduti i maccheroni nel formaggio. Padrone Sidoro, io veramente non vorrei confessare. E che ti mettevo con le priore? Tutti che
se vogliono confessare con me. Andate, uno più, uno meno, confessa da voi. Sa, il mio cuore desidera una casetta in campagna solitaria. L'avrai, beve, Giovanni. L'avrai, salute. Salute. Il mio animo desidera una ragazza a cui confidare tutte le mie pene. L'avrai, Giovanni, beve. Salute. E per essere più felice vorrei anche un bel bambino. L'avrai, se vieni a me. Quando manca niente, c'è tutto. Bene, bello tranquillo, e ora parliamo. Salute. Giovanni, sì. Ti bastano 5 milioni di dote. Milioni di lire. Che dico? Di lire, di lire. Che ce ne dassi denaro a fare? Ce ne do io, però tu, muto, non devi dire niente a nessuno. Ah, ora capisco. La ragazza c'è, la casa c'è, il bambino c'è pure, ma poi non manca niente, per loro. Niente, ma. Giovanni. Ora capisco il fatto dei mattelloni nel colmano. Tu sei nato con la camicia. Ma dove si trova? A me mi pare che sono nato con la forza. Che senti delle maschere? Ma a te ragione si trova? Ci pare che non capisco perché fosse interessa tanto di mano. E me lo vuole vendere a me. Che intende dire? Mascarato capa! Esci di questa casa! Subito esci! Cosa da pazzo! Questo ha pensato che io con Vanna e ce la voglio vendere. Ma cosa da pazzo! Cosa da pazzo! E mi ci ha fatto rimettere un boccale di vino. C'è permesso, padrone Isidoro. E a chi c'è? Ancora ce n'è. Aperta la porta. Grazie, ci volevo domandare. Ma prima di tutto, prima di domandare, tu chi sei? Io non ti conosco. Ma che fa? Non mi riconosce più. Chi sei? Ma lei mi conosce da quando sono nata. Io sono Rusilda, la figlia della Zaminica, la costurera. Oh, la figlia della Zaminica, la costurera. Oh, ma assai che non ti vedo. Dove sei stata nascosta, ammucciata, dove? No, no, sono stata in città, da casa dei miei zii. Oh. Per 3 anni a insegnarmi a fare la sarta. La sarta ti ha linguato, becca fico. E ti si sono volute 3 anni per imparare a fare una sarta. Tanto ci vuole. Non la salda, la sarta! La sarta non c'è nessuno! La sarta, la sarta! Tu dicevo la costurera, scusa! Ah, ho capito, perché Tomaggi è contadina, è verdana, è zappatura, la chiamiamo costurera, tu invece sei cittadina e vuoi essere chiamata sarta. Bene, bene, ho come capito. Come lei vuole. Rosita, senti, ormai abbiamo fatto la conoscenza. E allora te ne puoi andare perché qua non c'è niente cuocere, niente cucina. Ma è un vinni, no a custodi, ma a cuocere. E vieni a cercare a Pispisa. Lei l'ha visto, don Nero? Oh, Pispisa è stata una mezz'oretta d'ora fa, qua. Se vuoi lo puoi trovare in mezzo all'angolo di fico. Oh. Ma Pispisa niente ci ha detto a lei? Ma di chi? Ho capito. Allora ce lo dico io. E che cosa? Io, sa, io. Io, tu, chi ti vuoi confessare pure tu? Ma lei chi è, Lupaci Parra, poi? Oh, io manco sacristano sogno, figlia mia, vuole confessare. Allora ce lo dico vero, chiaro e tonno. Parla, parla. Sapessi, io e Pispisa siamo scappati, fuiuti, e ci vogliamo sposare. Oh, ma questo Pispisa me l'ha detto a me, non ti preoccupare, sposate, ma più bestia me le vado dal peccato, va? Oh, bellissimo fossi, ma i soldi chi ce le dà? Lei sorte. Vabbè, ve le do io. Basta, ma vero dici? Basta che vi sposate, ve le sistemate, presto ve le do io, va bene? Oh, pacionissimo d'oro, grazie. Il Signore ce lo deve ricompensare. Grazie tanto. Ci voglio basare le mani. No, in mano Padre Priore ce la basare. Oh, grazie, grazie. Grazie a te, grazie a te. Grazie. Vedete che bella mattinata qua oggi. Boccale di vino, ora un matrimonio da affrontare. Oggi ti devi decidere. Quello che dice di fare, padrone Isidoro, si deve fare. Io niente dico, io dico che ci sto rimettendo soldi oggi. Questo solo dico, dice. Padrone Isidoro, ieri sono venute le monache per la solita elemosina.
E ci ha raccontato che Van non ti vuole più sposare. Ah. Allora Carmelina mi disse, se vuole rinunciare al mondo, perché non entra in un convento? Ce lo faccio io! E gliela pulisci la biancheria! Ce la pulisco io! Che glielo rubare il bagno mattino? Ce lo faccio io! Che ce lo fai il latte ogni mattino? Me lo dà lei il latte, me lo dà lei! Come si può? Ossia la sacra non posso entrare in un convento! Ma che ne sa, Ossia? Gnome. Ma io non capisco che cosa intende dire. Gnome, la buon'anima si sedette là. Banna si sedette là. Ci dette un bacio e ci disse sei mamma. Mamma! Mamma! Madonna mia! Che vergogna! Io l'ammazzo, che vergogna! Che ammazzate, che ammazzate! Che non si voleva buttare nel fiume, la voleva ammazzare! Prima che ci doveva gettare nel fiume, prima, non ora! Oh, mamma mia, che vergogna! Padrone Sidone, mi raccomando, non lo dica a nessuno, state nemmeno a sua sorella, per favore! Se è stato noi, a nessuno, se lo dica a mia sorella è come se lo scrivesse sul giornale. Sta arrivando il giornale. La ho visto in vero tutti i volti la settimana. Tu tanto fai e tanto dici che mi deve rubare le prete. I bambini come te hanno bisogno di una sorveglianza. Il capo, la stasera Vanna deve uscire fuori da questa casa. Quando poi se ne va, avremo modo di parlare. A questa ragazza non la voglio più vedere. Questa ragazza nessuno, poveretta, ce l'hanno tutte con Vanna. Ma santo cielo, sua madre la vuole ammazzare. Tu la vuoi fare rimpatriare. Ma non solo, e domani torno con i carabinieri. Fa rimpatriare se quella è nata qua, come la fai rimpatriare? Quale carabinieri? Oh. Senti, parliamoci chiaro. Io sono... Io so tutto. Tu hai parlato con Giovanni. Gliela volevi dare in sposa. Bocca di ti hai promesso pure 5 milioni. Ora ti voglio che cosa ti viene questa ragazza. Figlia, sorella, nipote, che cosa ti viene? Isidoro. Che c'è? Isidoro, c'è il pericolo che tu, condanna. Noi, abbonati. Isidoro, confidati con me. Tu sei stato puro sempre come un angelo. Chi è stata lei che ti ha sedotto? Ah? Chi è stata? Lei è stata. Intanto da questa sera devi uscire fuori da questa casa. Con la parola e comando io. Madonna, ricordati che la terra era della madre nobile, non della madre cameriera. Tu ne hai fatto la prima. La tua donazione ancora non vale se prima non muoio io. Dopo che muoio io è tutto tuo. E l'abbiamo detto 50 volte. Va bene. Io me ne vado. Però manderò la legge, sai. E sarà peggio per te. Iole! Iole! Sono qui! Ma sono ciò! Che cos'è? Se stia bene con le ciliegie. E non ci rivedremo, sa. Finalmente se ne andò. Posso respirare un po'. Oh. Di nuovo qua, mi pareva che se ne era andato. Ah, qua. Ha cambiato tonalità. Sai quanto ti voglio bene, vero? Io sono sempre...
ci esce niente. Isidoro, è inutile che mallisci, il conto che ti hai fatto non ti riesce. La mandi via, padre? No. La mandi via? No. Va bene, vuol dire che domani sparerò la prima bomba. Benissimo, e io mi infilo dentro il recovero. Digiuno.
Se non viene l'avvocato non mangio. Vanno a pigliare la pipa che fumo. Chissà che mi ispiro. No, lascia stare, non si fuma. No, proibito fumare. Questa era la bomba che mi aveva promesso mia sorella, questa era. Mi aveva la terra che me la sola a buonare mozza di mia madre. Ma durante la vita non doveva essere facendo così? Così eravamo rimasti, così. E allora, perché ci ha mandato questa citazione? Tutto calcolato. Tanto che mi abbracciò e mi baciò. Una carta scritta davanti e di dietro. E mi baciò davanti e di dietro. Avvocato, ma ancora non vieni avvocato? Ma visto da faccia! Vedi, facetelo correre, su cadono non è, vedete, facetelo, portatelo qua! Ci dice che sospende il lavoro, non si coltiva più. Poi scippo porte, finestre, rompo tutto, ci devo fare giovare tutto sfasciato, tutto rotto. E se non mi posso portare nemmeno gli animali, sai che faccio? L'ammazza uno a uno, le metto a catassa davanti alla porta e ci togno fuoco, a così si appesta l'aria, viene mia sorella, si ammala di colera e muore. La terra abbeverata dal mio sudore, da lontano, vede, tutta la mia vita qua. E lui quando posso stare l'avvocato, ma perché non vede? Ora faccio testamento. Ma che lasso sono anche io? Già, che lasso sono anche io? Il libretto della banca te le do a mano a te, Ivano. E così, come resta? Non c'ho bisogno io. Appena arriva l'usciere per portarmi via, ma c'è paura che si ammazza? Non c'è paura che mi ammazzo, perché morirò di subito. E tu se ti ammazzavi tu, o me la savi se ti buttavi nel fiume. Ah. Oh, a proposito, Giovanna, con tutte queste cose, la moglie, vedi che io ci ho raccontato tutto a tua madre. Ma che dici? Ma c'è questo dono? Perché l'ha fatto? Non ti preoccupare, ci ho detto che per te e per tuo figlio poi ci penso. E come ci penso? Far aspettare come se fossimo tante porci. Ma a lei ci pare esatto disturbare le persone quando mangiano? E a lei ci pare una cosa normale di mettersi a mangiare mentre io la devo chiamare per venire qua? Ah, avete ragione voi, scusate. Dunque, si può sapere perché mi avete fatto chiamare? Avvocato, mia sorella mi vuole levare la terra. Possibile. Signore. Si manda una citazione scritta davanti e di dietro. Non la faccio vedere. Dov'è la citazione? Sì, non ce l'ho, non ce l'ho. Oh, cara, aspetta, vediamo qual è, ma. Oh, queste sono altre cose di pari. Aspetta, ecco, questa è l'avvocato. Ah. Siete, qua la cosa è grave. Lei donò a sua sorella, senza riservarsi l'usufrutto durante la vita. No signore avvocato, eravamo rimasti che la terra era mia finché campavo io. Ma che vuol dire ciò? Parole, verba volant scritto mano. Ah, così me la so avvocato, si conterrò per malo vestuto, proprio così. Avvocato, c'ero io presente. Dopo che il notaio ha fatto la carta, Don Antonio ci disse che non sarà mai disturbato della sua terra. Ma l'ha detto sì, questo per una concessione bonaria di Don Antonio, ma non per il diritto nascente del contratto. Difatti, sua sorella, avvalendosi del contratto, chiede la restituzione della terra e ne ha il diritto.
Ma che convenò allora qualche imbroglio con il notaio? Ma no, figlio mio, non è così. Ma così dice papà. Il notaio scrive quanto le due parti concedenti dichiarano. Voi avete detto di fare una donazione pure senza? Sempre, senza complicazioni, sempre. Ma questo è stato uguale. Lei doveva dire che si preservava l'usufrutto durante la vita. E potevo mai pensare che mia sorella mi tradiva, avvocato, e mi abbracciò, mi baciò, mi chiamò fratello mio carissimo. Peccato, non c'è niente da fare. Io mi rimetto con questo. Ma senti, ma siamo a due passi di distanza, ma perché non chiamarvi prima di fermare? Io ce lo dissi a mia sorella, chiamava l'avvocato Pamperamoto. Scusate, avvocato, mi scappò. Ma non lo chiamano così in paese, lei lo sa, mi deve scusare. Si dice l'avvocato Pamperamoto perché deve camminare acido. Ma non deve dire l'ho detto. E allora, quando ci ho detto così, lei mi ha detto, ma che ci chiami a fare? Lascialo stare, quello è scimunito. Io sarei scimunito. Così ha detto, anche deficiente, vero? E capisco. Don Antonio è curva. Curva è ladra, ma io non esco dalla mia terra, no. Ma dico un po', non esco. Stabilisci che in alcuni casi si possa dare luogo alla revoca della donazione. D'accordo. Io lo spiego. Se per esempio il donatario, ossia sua sorella, abbia tentato la vita del donatario. Ci siamo, avvocato, sono sicuro che mia sorella mi vuole morto. No, non ci siamo, tutto più questo qua per essere un desiderio. Non ci sono, andiamo avanti. Che si sia resa colpevole di atti sevizi, di giure gravi, non mi si dona, ma vostra sorella vi ha giurato mai. Sempre, mi chiama scimunito, cretino, ignorante, imbecille, stupido, tutte. Debbono essere giure gravi, che tocchino la reputazione di una persona. Tra fratelli e sorelle, scimunito e cretino sono irrilevanti. Scimunito e cretino, fratello e sorelle ci rimangono. Ci vuole di qualcosa di più grave per me. Ci vuole qualche cosa. Ma cercare una cosa grave. Cercare, l'avvocato ha sentito, l'avvocato ci mente benette. Quale può essere una cosa grave? Marcio ieri. Aiutami, va. Quando è venuta sua sorella, ossia si teneva la testa. Che fa? Lei l'ha picchiata, ci ha dato colpo, sua sorella. Oh, già, ma ha picchiato, non solo che mi leva la testa, ma magari legnate mi deve dare. Ma che dici? Ma si teneva la testa. No, questo non è. Non so dopo, sapete cosa disse Archimede? Archimede è un figuraccia Peppino. Sì, datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il globo. Un altro. E così è l'avvocato. Se il cliente non gli fornisce dato di fatto su cui poggiare la leva difensiva, non gli rimane che rassegnarsi alla cattiva sorte. E mancando a me questi dati, io da suo avvocato, io ne rimetto. Avvocato, mi pare che quello che rimetto sono io qua, veramente. Ma io dalla mia terra non esco. Manco se vengono i carabinieri. La sorella mi disse che voleva portare la legge e io ce lo dico alla legge. E vediamo se viene a torto la legge. Ci dico, signora legge, che lei mi ha fatto un tradimento, mia sorella. E io e mia madre siamo testimoni. Ora la vado a chiamare e ci faccio sentire la sua testimonianza. Ma non c'è bisogno, perché contro l'atto del notaio non esistono terze prove testimoniali. Non può essere. No, non esiste. Ma allora la legge, scusate, deve essere uguale per tutti. Un pezzettino per me ci dovrebbe essere, amore. No. Tuttavia, don Isidoro, tuttavia ci sarebbe. Sta pensando. Ci sarebbe. E allora, se siete avvocato, che pensa meglio? Sì, sì. Vediamo chi c'è, avvocato. Don Isidoro, lei c'è. Celebre lei, somati celebre, ma no, non ti vogliamo, io volevo dire lei è scapo. È scapolissimo, lo sanno tutti, avvocato. Ebbene, l'articolo 1083 può venirci in conto. Donne e donne, solo un figlio può salvare la situazione. E dopo sposare la madre. Mi dia l'onore di qualche sua confidenza. Sarò io il suo confessore. Stavolta lui, meno male. Ma lei avrebbe una relazione intima con qualche donna? Via, si sbottò. Volevo dire che parli chiaro.
ci vuole per forza la donna, avvocato. E naturalmente. C'è che bisogno un figlio qualunque cosa. E dopo sposare la madre. In questo caso le garantisco che la terra ritornerà a lei. Avvocato, c'è. C'è. Il figlio c'è. 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 No, io non ci capisco niente. Non l'ha capito, avvocato, c'è. Lei voleva la donna e c'è. Voleva il figlio in arrivo, sta arrivando. Non manca niente, avvocato, c'è tu. Allora lei è disposta a dare il nome a questa donna? Se devo dare anche il nome. Sì, naturalmente. Vabbè, vuol dire che fino ad oggi si è chiamato Vanna, non poi la chiamiamo Isidoro. Oh, sarebbe Vanna. Ed è Vanna. Mamma, mammifero, avvocato, altro che. Vedete, don Isidoro, nonostante che la legge è uguale per tutti, questa volta sarà tutta per lei. L'avverto però che si devono verificare due condizioni. Che il bambino nasca vivo e il susseguente matrimonio con la madre. Ma tutto quello che c'è da fare si fa, avvocato. Tutto. Basta che la terra resta a me, si deve fare tutto. Il don Antonio, in questo scimunito di avvocato, troverà un osso duro per i suoi denti. Ma quale dente? La dentiera c'ha l'avvocato, la cascia finta c'ha. Quale dente? Avvocato vuole che ci mando, che so, un poco di formaggio, un poco di olio, un poco di frumento, tutto quello che vuole. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno, ma quando dice lei, avvocato. Però le ricordo una cosa, il bambino deve venire alla luce sano. Non si preoccupa, ci penso io, per la luce ci penso io, se ci mancasse altro. Grazie avvocato, grazie, meno male. Grazie tanto avvocato, nuovamente avvocato. Vanna, dov'è Vanna? Vanna, vieni qua Vanna, ti devo dare una bella notizia. L'avvocato si è sferriciato, ha trovato un articolo. Un articolo che era meglio di un aggettivo. E allora ha detto c'è l'articolo 1000, insomma, un articolo, ma un articolo per la quale io non esco più dalla mia terra. Ma non so, non ci posso fare più. No, signora, no, tutto si stava fumando. Siedi. Da ora in poi tu non ti devi muovere più, ma. Non deve fare più nessun movimento, nessun stoltorio e né un donatore. Lei va di stenano, lei ha le casa a cupa. Ma già sta tutto calmo. Allora, sua sorella non ce la può levare più la terra. Oh signora, oh signora, la terra resta a me. A patto però, Vanna, vedi che io ci devo consegnare all'avvocato un bambino bello e fatto. Io avevo pensato una cosa, Vanna, tu volevi buttare il tuo bambino nel fiume, che so io che volevi fare, perché non me lo dai a me? Così io divento il padre del bambino e aggiustiamo tutte le cose. La legge dice che solo questo mi può salvare. Ti do anche il mio nome. Da domani invece di Vanna ti chiami Simone. E la gente cosa dice di me? E che può dire la gente? Che hai fatto un'opera di bene. Scusa, allora che è meglio che il bambino cresce senza padre? Senti, se mi dici di no, io mi vado a buttare nel fiume e vedi che non so nuotare e mi rompo una gamba. Pensa, da te dipende se io devo rimanere o uscire dalla mia terra. Che dice Vanna? Ti dici sì, che non ci vedo bene. Ha detto sì, bravo. Grazie, va. Grazie. Benissimo. Siamo a posto. Mia sorella c'è. Ricominciamo, non ti preoccupare, tenete calmo, non ti preoccupare, teniamoci calmo, ma siamo sicuri. Sta tranquillo. Se non ho bisogno di me, io vado in questa ma dove vai? Tu non devi andare a nessuna parte. Tu non devi fare niente. Non ce n'è. E che mi interessa, l'ho impastato male. No, lo impasto io. Ma che c'è in ossia? E allora non si mangia. Non mangiamo per nessuno, né uomini, né bestie, né animali, nessuno. Vuol dire che quando nasce il bambino facciamo una bella tavolata e mangiamo tutto. Allora me ne vado. Eccolo qua, mio fratello. Che sembra il sole di una fattoria.
Pispisa, sciocchi cane! E che vuole dammi la legge, scusa? Glielo spero su. Parli, parli. Tua sorella ha presentato un ricorso in tribunale per constatare l'attuale stato della fattoria. A me dispiace molto doverla disturbare, ma devo fare il mio dovere. Vuole concedermi di entrare? Oh, lui sì, ma lei no! Questo è il suo diritto. Signora, abbia pazienza, aspetta. Perciò devo stare sotto il sole a cuoce. Ah, che sotto, così, così ti si asciuga il mirollo e muore. Signor Petone, lei lo sa che mia sorella è figlia di cameriera. Non gli dia retta a questo scimunito. Per te tutti scimunite, ho scimunito io, ho scimunito l'avvocato. E se non ci dà ragione lei, sarà pure scimunito, signor Petone. Finiamola con questi pettegolezzi. No, signor Pedro, lei è venuto per fare l'ispezione, certo. Lei si può accomodare, lei è padrone qua in casa mia. Se vuole può cominciare, là c'è il gabinetto, se è libero, si accomoda e lo comincia. Colombrina, che fate? Lo si è tirato mio fratello, ah? Io non mi ho tirato a nessuno. È piuttosto Massia che ci disse il suo stesso sangue. Villana infante! Così parli alla tua padrona! Villana che non sei Se non te ne va, ti spacco la testa. Certo, hai capito? Ma è cosa tua la gallinella? Che aspetta, l'uovo aspetta. Sì, signora, l'uovo aspetta. Statela. E lei, signor pretore, viste anche le camere di sopra? La massata. Viste le camere accompagna, della massata? Accompagnalo. E della signorina? E allora della Havana, cerca di portarla al punto giusto, va. Cancelliere, lei che fa qua? Perché non entra? Che è venuto non, qua? Non occorre, signora. Oh. Io sono venuto qua per redigere il verbale. E incominciano. Non si preoccupa, signora, che tutto proseguirà in ordine. Voglio vedere. Senta, signore Isidoro, mi fa offrire un bicchiere d'acqua che c'ho la colarsa. Ma anche di vino, signor cancelliere, lei si accomoda che io ci offro un bello bicchiere di vino, si accomoda. Grazie. Ci mancherebbe altro, in casa mia vino a disposizione. Prego, signor cancelliere, ecco servito. Grazie. Adesso ci fa bene alla gola, signor cancelliere. Mi dica una cosa, signor cancelliere, se io faccio un figlio, si può cancellare tutto. E lei è sposato? Oh, ma c'è una personaggio incaricata. Che si tratta proprio di un figlio naturale? È un figlio della buon'anima. Cancelliere, ma che cosa vuole mio fratello? Io ti dico di sapere, parlate forte, papà. Signora. Niente, Signora, c'è un dirigente il verbale. Concubino sarebbe lei. A servirla, grazie. E quella ragazza? Quella è la personaggio incaricata. Forte, non si sente niente. Signor. Cancelliere. Signor cancelliere, lei deve scrivere che mia sorella è figlia di donna da cortile, cortigiana, nata per un errore di mio padre. Signore, dove siamo? A scuola? Io lo so il mio dovere. Il suo dovere è di parlare forte. È il nostro dovere, perché io devo sentire. Signora, ce l'ho con la arsa e non posso parlare forte. Ancora arsa? C'è più che un bicchiere lì. Ha fatto la malavita per non parlare, signor cancelliere. C'è tutto il vino che vuole, un altro po' di vino e ci passa, si mustolizza meglio. Grazie. Prego, prego. Lei è molto gentile, al contrario di sua sorella che tratta tutti male. Lo dice a me, sa perché questo contrasto nasce? Perché siamo figli di due madri differenti. Mia madre era nobile,
Somage è la cameriera, chiedendo scusa a tutte le cameriere e persone di servizio che esistono nel bordo. C'è altro da constatare? Ci serve la spalla, ma di l'uso. L'interessante è che qua devo trovare tutto a posto, perché se manca anche una tegola, la voglio pagata. Senti, io avevo intenzione di farti trovare tutto spasciato, tutto rotto, invece ormai no. Sta tranquilla che non toccherò nemmeno un chiodo. Sai, qua? Cantaci poco! Tutto ciò non ci interessa. Grazie, arrivederci. I miei rispetti, signor pretore, lei è sempre padrone in casa mia. Grazie. Cancellino, andiamo via. Cancellino, arrivederci, quando, signore Sidoro. Quando le desidero un bicchiere di vino, passate da casa. Grazie, grazie. Arrivederci. Ci vediamo poi. Certo, con tutto il cuore. Prontissimo, prontissimo. Ma vedi però che io ho aperto gli occhi. Vuoi fare la pace? Certo, con tutto il cuore, ti ripeto. E allora sai che facciamo? Andiamo dal notaio e facciamo l'atto. I tempi sono cambiati, cocca mia. Così succede nella vita. Oggi a te, domani a te. Il nostro amore non può cambiare. Allora, anche se do un bacio, ti do. E tu lo sai, ce l'hai. E tu mi vuoi bene? Assai, assai. Mio padre, anzi, tuo padre, anzi, nostro padre. Brava, brava, nostro padre, solo padre. Antonia, ti raccomando, tuo fratello, vi dovete voler bene proprio tanto tanto come due colombe in uno stesso nido. E intanto tu mi vuoi scippare sempre le penne. Entrato, che intendi? Che voglio il male tuo, che voglio la tua morte. Antonia mi diceva, figlia mia. È della mia cameriera. Non interrompermi quando parlo di cose serie. Antonia, Antonia, salva tuo fratello dal tiro delle donne. Tiracelo tu il fiato. Esatto, che intendi dire che voglio la tua morte? Non hai bisogno, se mi spogli vivo non hai bisogno che muori. Salvalo tuo fratello dal tiro delle donne. Ma tu ci pensi? Tu ci pensi che ora sei solo e non hai a nessuno? E dimmi una cosa, a chi hai che ti protegge? Ascolta, può darsi che il fidanzato di Vanna, che non è morto, un giorno ritorni e quando tu sarai sposato con lei ti chiederà della sua fidanzata. Che cosa farai tu? Che cosa gli dirai? Ma se quello è morto come può ritornare? Ma perché? Tu sei sicuro che è morto? L'hai visto con questi occhi tuoi? L'hai visto che è morto? Io non l'ho visto. Isidoro, c'è pericolo che ti hanno fatto un tranello, Isidoro pensa che il fidanzato di Vanna apparteneva a una famiglia di selvaggi. Quello è capace con una scopettata di farti saltare la testa qui a casa tua. Oh Dio, Dio mio, non mi dare lo spazio, ti viene una mia bella cosa, va. Ma è sicuro che tuo fidanzato è morto? Sì, all'ospedale di Santa Marta. L'hai visto tu con i tuoi occhi? Con la mano ci ho messo la croce dentro la tomba. Sta tranquilla, va. Perché lo spazio è troppo grande. Carogna di mio fratello, forza. Carognissima sorella mia, vota turno e batino. Ah, sì. Tu vuoi la guerra? È guerra, sì. Va bene. Ci rivedremo.
in tribunale. Benissimo, ci arriveremo nel tribunale. E tu, colombrina rusticana, che hai potuto sedurre un imbecille di quella portata. Speriamo a Dio che il tuo figlio bastardo non debba vedere la luce. San Giuseppe, Sant'Antonio, morto deve nascere. Morto! Vanna, sta tranquilla, si preoccupa per la luce tutta quella che vuoi, ci penso io per la luce, ecco, vedi quanta luce che c'è qua, qua. Ha visto quanta luce, e questo è niente, Vanna, se non ci basta accendiamo i riflettori. Il caffè bello caldo caldo. E la levatrice lo sa. E lei che l'ha ordinato? Ho ordinato la levatrice. State attenti, Gnamena, non fate toccare niente a mia sorella, nemmeno con un dito. Facciata brutta, le vuole che muore mia figlia e il bambino pure, ma questo signore non lo deve permettere. State tranquilla che il signore non le fa cose brutte. Andate, 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 andate. Fate quello che ho detto io, ah? No, oh, pespesa, pespesa. Pecciotto, pecciotto, che c'è? Tutto bene, ma non lo si rompe. Siamo nelle mani del Signore. Aspettate. Ma forse che c'è pericolo, c'è. Chi lo sa? Che lo sa, figliola mia, che lo sa? Che sa, qualche cosa non va bene, amore. Io non so e non saccio. Vi dico solo una cosa, se il bambino nasce morto, io muoio vivo. Certo, l'avvocato l'avete visto, l'avvocato. Dovrebbe venire l'avvocato. Ho bisogno di conforto, io devo venire l'avvocato, che quello trova le parole giuste per confortarmi. Faccio portare mia moglie. Io faccio portare mia moglie per darci una mano. Ma se vuole che ci mando mia sorella ce ne dà due, ma. Troppo male, se sono io, troppo male. Già c'è mia sorella che vale per 100 mani. E ormai ci sono e ci resto, perché le voglio dare una mano d'aiuto a Vanna. Siamo cresciute insieme e la voglio bene come una sorella. Quindi mi dica, dove devo andare? Brava Rosita, brava. Tu sei una ragazza gentile, sì, brava. Una volta che ci sia, attenta le mani. Vieni qua, Rosita. Vai sopra che c'è la levatrice, e ci sono tutti, c'è Agnamena, eccetera, eccetera. E seconda porta a destra, al reparto partorenza. Grazie. La povera meschina di Vanna, un solo che va a sopportare dolore in un parto, ma si deve digerire pure a sua sorella che ci tira lo fiato, ci tira. Questo non è giusto. Non è giusto, non è giusto. Prima se ne viene con la scusa che vuole la terra, poi che vuole la fattoria, poi che vuole la mamma. E questa è la cosa sbagliata, ma non lo si può. Scusate. Ora, se fa un muro, lo può mandare al novaccio contadino. E questo è stato. Scusate, e il nomaggio per rispetto di Fossia la sopportiamo, però è storto per non esitare. Lascia usare, vedi, sto tavolino già in mezzo partuto. Scusate. Con un altro pugno finisce completamente, lascia usare. Vedi il bello. Per me
Bianca, dove vai? Figlio mio, vieni qua, Giovanni. Non si scherza con le armi da fuoco. Che fa, babito? Questo fa rumore. E Vanna si può disturbare. Fa rumore, lascialo stare, non si fanno queste cose. Amore, ci fosse. È mia sorella, poi dopo tutto. Mezza sorella, ma sorella. Aveva ragione, vossia. Ecco, bravo Pispa. Sì, Pispa, se capare scemolino, capisci lei. Queste cose non è giusto, ho detto, ho ripetuto che è sempre mia sorella e lasciate stare. Diventate cattive come le altre. Per lei ci penso un signor, sono più preoccupato. Vanno a posare sta zappa, questo serve per lavorare, non per ammazzare. Andiamo a parlare con il signor Russo. Senti, invece di parlare con il signor Russo, la parla con la voce. Che mi serve, che lo voglio qua, che mi dà conforto, ha capito? Perché guarda conforto non mi dà nato, guarda siete peggio di mia, chi lo vuole ammazzare, chi lo vuole sparare? Però sicuramente sta mangiando. E tu come lo sai? E tutte le volte quando mi chiamare sembra a tavola che mangio. E allora ci dite voi altri che sto spenta di mangiare e che viene qua che io ci devo fare. Andiamo. Pure Guido si deve fumare, Avanti, perché... Ah, là, sta arrivando, ecco. Avvocato, dateci tempo che quella là gioca a me. Le lasci parlare, va subito alle picciotte, poi state per voi, picciotte. Perché siamo, non lo so dove. A niente ancora, avvocato, siamo nelle mani del Signore, come ci dicevo poc'anzi a quello. Mi dia aiuto, avvocato, aspettavo a lei, perché io sono più confuso che persuaso. Non mi preoccupate. Non mi devo preoccupare. Vedete che tutto andrà bene. Speriamo. Piuttosto mi sono persuaso di una cosa, che vostra sorella è un vero diavolo in gonnello. Ha ottenuto dal tribunale di poter assistere alla nascita del bambino. E cioè, in considerazione, che se il bambino dovesse nascere morto, voi non lo possiate sostituire con un altro neonato. Guardate un po' che mentalità di nonno. Lei la chiama mentalità, avvocato. Io la chiamerei malignità, fra di sube. E che importanza che si dà, solo la cucitrice al ventre. Curatrice si dice, scusate, io sbaglio le parole, mi devo scusare. Credetemi, don Isidoro, io ho più di 20 anni di carriera, ho avuto a che fare con il più speculatore dell'adattinaggio umano. E non avrei mai pensato alla possibile sostituzione del bambino. E vostra sorella sì, e io sono un avvocato. Ha ragione, mia sorella è più sbirra di un avvocato. Mi scappò per fare un paragone, avvocato, sape, si dice così per dire. Chiedo scusa, avvocato. Non preoccupatevi, don Isidoro. Nella peggiore dei casi ci possiamo appellare. Ci possiamo appellare. Sì, ci possiamo. Alla qualunque, ci dobbiamo appellare, avvocato, se a caso ce ne andiamo a Roma, a Parigi, a Milano, dove dice lei, avvocato? Sì. Intanto però non dobbiamo metterci della parte del torto. Benissimo. Quindi bisogna che sopportiate con pazienza vostra sorella. Del resto non penso che oggi lei vi abbia dato fastidio. E poi siamo rimasti d'accordo e quando voi volete andare su, suonate la campana così lei scende, non mi incontrate per la scala. Avvocato, in un'ora l'ho fatto salire e scendere 14 volte. Ci devo fare rimuovere i piccioni delle gambe. E la signora non ha protestato. Se protesta la butto fuori. Ma no, questo no. Così facendo le date modo di pensare alla possibile sostituzione del bambino, senza dire che vi ribellereste alla legge. Io questo non me lo posso permettere. Avvocato, scusate, ma lei alla legge non ce lo può dire che la maligna è mia sorella e io sono un uomo prudente invece? Vedrete che la legge vi darà ragione. Ma tanto vi comunico, che cosa? E mi ha detto l'avvocato contrario, che appena il bambino nasce vivo, vostra sorella abbandonerà la causa e la terra. E questo avvocato allora ci manno, che ci manno? Ci manno un olio d'olio, ci manno che so mezza vacca, ci manno un quarto di capetto, che ci manno? No. Ci sembrano poco, ci rimane poco. No. L'avvocato non può accettare il regalo della parte avversaria. Allora non ci mandiamo niente. No, c'è bisogno. Come dice? Avvocato, lo sa che cosa? Ci devo raccontare una cosa, tanto per passare il tempo. Ho comprato una cassa di giocattoli, ho speso 200.000 lire per il bambino che deve nascere. Alla faccia di mia sorella. Capito.
Avete preparato un bazar? Bazar, avvocato, 30 baionette, 14 cannoni, 16 metraglie e poi che ci sono? Ci sono fucile, insomma, tutta roba. Ma tutta roba di carattere militare? Per forza, avvocato, con il nemico in casa dacci il bambino. Deve essere pronto, armato di lancia, se ce l'ha pisata la casa di sorella. E mi dice una cosa che mi si deve. Ma tutti questi regali serviranno al bambino quando avrà perlomeno 8-10 anni? Ho pensato a tutto, avvocato, da anno zero a circa 12 anni. Dalla sucarola alla bicicletta a due ruote. E se nascerà a femmina? No, le patrici mi disse che deve nascere maschio. Ad ogni modo, maschio o femmina servirà sempre al nostro scopo. Io che ne faccio di 200.000 lire di giocattoli mascolini? Avvocato, lo sa che faccio? Se nasce femmina, i giocattoli mascolini le vado a portare dove ci sono i bambini mascoli abbandonati e facciamo giocare a loro. Bravo, don Mesidoro, sempre generoso. Dobbiamo usare, no? Avvocato, intanto vedi, appena non parliamo più io divento nervoso e sto in pensiero. Che fa? Suona, avvocato. Suona. Bene, no, no, fa finta che non senta, avvocato, non scende. Ora sono chissà che è più grossa, avvocato. Non sente nemmeno questa. Ora chiamo a Pispisa, lo faccio dire alla matrice e pigliamo a campana della matrice e facciamo un battaglio di questa maniera. Come la sentinella sul pedale. Sopra un piede ci sta lei, avvocato, io sto sopra due piedi. Se la nascita di un figlio mi deve fare perdere la terra, voglio essere sicura che non ci sono imbrogli, intrallazzi, contrabbando, niente. Lei vuole essere come San Tommaso. Io mi guardo i miei interessi, avvocato. Lei piuttosto vedo che si divide il sonno con mio fratello. È sempre qui. Guardi, signore, il rapporto del buon vicinato. Lei mi deve fare un favore, avvocato. Ci deve dire a mio fratello che questo salire e scendere dalle scale mi smuove tutto il sistema nervoso, mi smuove. Visto che mi dispiace tanto, signore, ci vuole pazienza, molta pazienza. Ascolta un mio modesto caso, molto caso. Ma io questa legge proprio non la capisco. Ma come si può annullare un contratto fatto davanti al notaio e in carta bollata? Cose turche mi tocca sentire, avvocato. La legge ammette che io non ho figli, posso domare tutto quello che vuole. Ma poi sopravvenendo una paternità, la legge dà la facoltà al padre di chiedere quello che avevo domato prima. Ma almeno si trattasse di un figlio legittimo. Ma è figlio di una... Che deve legittimarsi per il susseguente matrimonio. Siamo sicuri poi che è figlio di mio fratello, eh? Signora, a volte neanche i mariti sono sicuri dei propri figli. Avvocato, eppure io voglio venire a una transazione, ad un accordo. Chiedo scusa, ma lei dice sul serio? Non è mia abitudine scherzare sulle cose serie. Sono lietissimo, signore. Chiamo suo fratello. Va bene. Don Isidoro. Ancora niente, avvocato. No, scenda che le devo parlare. Vengo subito. Faccia presto. Che c'è, avvocato? Vostra sorella sarebbe d'accordo a venire ad una transazione, ad un accordo. In sostanza mi dispiace litigare con mio fratello. Io gli ho voluto sempre tanto, ma tanto bene. Quando cascò dall'albero, io spiedi 3 mesi al suo capezzale. L'ho curato proprio come una mamma. Poi ebbe il tifo e io notte e giorno a fare strofinazioni di petrolio.
si è ammalato di dissenteria e lei può capire che sacrificio stagli vicino. Gli facevo proprio da mamma. Ma io tutte queste malattie non me le ricordo. Come era addormentato allora? Tu non hai colpa, caro fratello, perché il tuo male è qui. Signora, ci faccia sentire questa sua proposta di transazione. Ecco, per far vedere che io sono la colomba della pace. Gli dico di dividere la terra in due parti uguali. Una per me e una per lui. Però a patto che alla sua morte la sua parte venga a me e in mancanza di me a mia figlia Iole. Se lui ci sta, ora stesso andiamo da un notaio e facciamo l'atto. Vuoi che ne dica? No, 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 non ci sto, non ci sto. Ha visto, avvocato, ha visto quanto è ingrato, ha. La sua sorella gli offre la pace e lui, anima perfida, la rifiuta. Caparbio! È inutile, ormai sono confessato che tu ne vuoi molto, perciò non ne parliamo. E poi ormai ci vuole poco. Padrone Sidoro! Padrone Sidoro! Che c'è? La levatrice mi disse che ci vuole il dottore. Io corro a chiamarlo, vado subito a chiamarlo. Non lo so, così mi ha detto. Aspettate, aspettate, non ancora, ora vengo io, vediamo che c'è da fare. State in silenzio, non vi fate sentire, non vi fate sentire. Avvocato, venne seccato. Avvocato, almeno detto che la levatrice ci disse che forse ci vuole il medico. C'è pericolo forse, quindi ci accettiamo la proposta. Non viene accettare, se no non fate giocare. Va bene, ci vado da chiamare. Avvocato più onesta di me non si può essere. Dunque, avvocato, io ci ho pensato bene, ci ho pensato bene. Considerando il fatto che mia sorella stette 3 giorni al mio capizzolo. 3 mesi! 3 mesi, 3 giorni, 3 secoli, quelle che sono, insomma, considerando poi il fatto del petrolio, della stricchinina, di tutto quello che ha detto lei, l'Aurano, eccetera, eccetera, la dissenteria, considerando questo magari io accetto. Finalmente! Caro fratellino mio, finalmente hai ragione! E tu dammi un bacio, tuo amante. Ah! Ma tu pensavi che io ti cacciavo fuori dalla tua terra? Ma io già l'avevo detta a mio marito e a mia figlia che tu dovevi essere rispettato come un padre sino all'ultimo dei tuoi giorni. Un momento, avvocato. Prima di tutto io so che un documento deve essere scritto e davanti al notaio per giunta. Non così a parole, una transazione non vale a parole. Ma che significa? Tra gentiluomini la parola data è come un contratto. Tanto per incominciare io non sono un gentiluomo, ma una gentildonna. Mi ha dato la parola e ora non si può tirare, mi sorprende il suo linguaggio pure di me. Ha poco da sorprendersi, avvocato. Ora comando io qua. Io sono la padrona e io dispongo. E Vanna, questa sera devi uscire fuori da questa casa. Vanna non esce. E allora vuol dire che esci pure tu. Giovanni, Pispisa, contadini tutti, venite qua, venite. Da ora in poi sono io la padrona, io dispongo e si fa quello che voglio io. Intesi? Non lo dimenticate mai più. Il padrone si può. Tra 8 giorni esce fuori anche lui da questa casa. Io lo stesso me ne vado. Bene fai. Quella mala terra che mi lasciò la buona anima di mia madre, avvocato.
Io vengo con voi, padrone, se trovo. Eppure io. E che venite a fare, picciotto? Ormai povero sono. E porto anche a mia moglie. Ho detto non c'ho per niente, manco posso campare io. Ma quello che non c'è per uno basta per quattro. Picciotto, venite qua. Pure gli animali ci devo lasciare. No, gli animali non c'entrano, però. Non c'entrano poi. Allora l'animale le possiamo devere. A tutte queste picciotte del caccia ci diamo l'animale piccolo. A tutte. A Gnamena ci dammi 20 vacche. Tu ti pigli di due mule vai. A Pispi se ci diamo la mula Morella, va bene? E tutto il resto ce lo diamo a Vanna, ce lo do io. E così è, che ci interessa? Concettina la scecca. E la teniamo su. Io vi offro la mia casa di campagna e poi si vedrà, non c'è bisogno di vabbè, prepariamoci perciò. Ora parliamo con tutte le auto che ci sono già. Chiamiamo, si sospende il lavoro, ognuno un poco di pazienza per cercare in auto già vaglio, se ci vuole di stare, guida. È tutto finisce qua, non niente perciò. Povera Vanna, camminate perciò, ti meglio per presso a voi. Me ne meglio pure io a giornata con po' altro. Poi non ne si dava. Padrone Sidoro! Chi c'è? Un altro ne è nato! Aspire! Avvocato, per amore della pace, quest'altro bambino voglio portarlo io al Fonte Battesimale. Se non te ne vai, te lo do io il Fonte Battesimale. Vattene, scappa pure, anche a casa, vattene. Ferma, picciotto. Ferma qua, picciotto. Ho detto, lasciate stare, diventate cattive come essa. Non ci tocca. Ah, basta. E poi è sempre mezza sorella mia. Lasciate lasciare, per lei ci pensa il Signore. Antonio. Acqua davanti, vento di dietro e scivolone pigliano assai, assai! Così ha posto lei, perciò, tutto è fatto. Avvocato, un bacio e due bambini! Padrone Sidoro! Padrone Sidoro! Tagliassi col cazzaglio! Vedremo, vedremo! Che bellezza, avvocato, che lineamenta, sì, che tutta la buona! Il fatto dell'abbonato. Grazie soprattutto di essere intervenuti, grazie all'Arsa che ha sponsorizzato
questa serata, anche qualcuno degli sponsor che sono stati, la ditta giornista che tutti conoscete, l'avvocato Ciro Fiorentino che ha contribuito finanziariamente per la vincita della serata, soprattutto grazie all'Arsa che ha organizzato questo spettacolo, Arsa, l'associazione regionale siciliana in America, signori. Ma soprattutto siete voi, l'importanza della serata più grande è la presenza del pubblico, perché senza di voi non si fa lo spettacolo. Ma perché lo dobbiamo fare per le serie? E allora l'applauso maggiore va a voi, signori. Volevo anche menzionare, signori, un altro fatto che mi diceva il signor Spiro Putera, anche a lui ringraziamo, per il capocomitato, il presidente della società di Santa Fara, che i dolci sono stati dati a prezzo di costo dall'Abruzzo Bakery. Ha dato i dolci a prezzo di costo. Una cosa là. E voi, cari amici, vedete, andare in uno spettacolo dove non c'è baldoria, dove non c'è musica forte, è un coraggio. Ma voi avete questo coraggio di assistere a queste rappresentazioni e credo che siete in certo qual modo ricompensati, perché spero che abbiate trascorso una bella serata. Grazie. Mia moglie ed io vogliamo ringraziare tutti e principalmente questa domenica. Eccola, vieni. Vieni. Questa è la nostra lamentatrice, la brava Cinzia, che è anche l'attrice del nostro gruppo, e non solo Cinzia, ma ringraziamo tutti, io e mia moglie ringraziamo tutti questi signori che hanno perduto 3 mesi di tempo, tralasciando i loro affari, le loro famiglie, per provare questa commedia. Così, se ce lo concedete, ogni tanto facciamo del nostro meglio per divertirvi e tenere questa tradizione del teatro italiano all'estero, e speriamo che, a parte i presenti, lo capiscono anche gli assenti. Grazie, buonanotte.